ci troviamo anche noi oggi vicino a Gerico, era la città che il popolo di Israele, dopo aver varcato miracolosamente il fiume Giordano, ha trovato davanti la prima città che ha dovuto conquistare nella terra promessa. Oggi è lunedì, abbiamo davanti a noi la terra, il cielo nel quale entrare, perché è questo il modo in cui siamo chiamati ad entrare in questa settimana, non nella triste, grigia routine. È vero che c'è la routine ad attenderci, che ci sono cose difficili, relazioni che vorremmo sfuggire, compiti che non vorremmo dover fare e poi tante altre cose che non sappiamo che ci attendono. Sicuramente ci attende Gerico. Davanti a noi abbiamo Gerico, ma abbiamo già fatto Pasqua con il Signore. Siamo già dentro una vita nuova. Usciamo dalla domenica. Siamo figli della Pasqua. Anche noi ieri domenica abbiamo passato il Giordano. Siamo stati con il Signore. Abbiamo gustato le delizie del suo amore, le primizie della vita celeste, il giorno del Signore, la domenica. Però c'è davanti Gerico. E come quest'uomo anche noi siamo ciechi. Non vedere, quindi non riconoscere che la stessa Gerico è già oltre il Giordano, è già nella terra promessa. Siamo stati già perdonati, redenti, che possiamo in Cristo vivere una vita nuova, ma siamo ciechi. Questo è il punto fondamentale, accettare che noi non abbiamo una vista piena, una vista completa. La verità è che oggi, di fronte a quel fatto, a quella paura, a quella situazione, a quella relazione, che ci sembra una città con mura ben difesa come Gerico, siamo ciechi. Non riusciamo a vedere oltre a Gerico la vita che ci aspetta, la vita celeste, l'amore in pienezza, da poter gustare già oggi per vivere in modo straordinario l'ordinario della settimana, cioè con la vita eterna dentro. Sei conscio di essere cieco perché davanti a Gerico non riesci a vedere che Gerico è soltanto un passaggio, una porta verso la pienezza, per cui quella difficoltà con quella sorella, col marito, con la moglie, con quel collega di lavoro, è soltanto Gerico, una città nella quale entrare con il Signore, passare vittorioso per gustare la pienezza della vita, per entrare nella terra promessa, nella terra dove scorrono latte e miele, una terra piena di frutta buonissima, un'uva stupenda, che significa passare vittoriosi dentro Gerico, per aprire gli occhi negli occhi del Signore, sperimentare cioè che il Signore ha il potere di aprirci gli occhi, e ciò che prima era amaro, impossibile da mandar giù, da rifiutare o contro cui lottare con tutte le proprie forze, ha invece dentro un sapore buonissimo. È proprio la terra che il Dio vuole donarci, quel matrimonio, quel figlio, quella figlia, quel lavoro, quella situazione che appare come una nostra nemica, come qualcosa che ci impedisce di essere felici, di entrare nella pace, come un'ingiustizia che viene a ferire la nostra vita, aprire gli occhi su ciò che, come Gerico, appare inviolabile e invece, con il Signore, è trasformato in una porta che apre lo sguardo, apre i nostri occhi, come li avevamo nel paradiso, prima di peccare. Occhi che vedono in tutto l'amore di Dio, che sanno discernere nel nostro matrimonio la terra promessa, nel fratello, nella sorella, nel marito, nella moglie, la terra promessa dove con il Signore entrare, donarsi e gustare per questo frutti squisiti, il latte e il miele della comunione, dell'amore, del perdono, della misericordia, ogni relazione trasfigurata in terra promessa, in anticipo del cielo, in una porzione della Gerusalemme celeste. Questo lo possiamo sperimentare nella Chiesa, nella nostra comunità cristiana, che molte volte è come Gerico, piena di persone moleste, persone insopportabili, diverse, o anche nella nostra famiglia, dove siamo spesso accerchiati da persone che non sono come vorremmo, che non ci accettano, non ci amano come vorremmo amarli e che a nostra volta non sappiamo amare. Bene, proprio la comunità cristiana, proprio la famiglia è il luogo dove il Signore ci apre gli occhi perché possiamo vedere e sperimentare in esse le primizie della vita beata, del cielo e del paradiso che abbiamo perduto, il latte e il miele, la dolcezza dell'amore di Dio in Cristo che si fa carne proprio a Gerico, proprio nella nostra comunità, proprio nella nostra famiglia, proprio in noi e nelle persone che ci sono accanto. Lo vedi così? Forse no. Per questo oggi il Signore passa e c'è da gridare contro chi vorrebbe farci tacere. Ed è esattamente il moralismo che abbiamo nei nostri confronti, il giudizio che abbiamo nei nostri confronti, i vari rimorsi, i sensi di colpa che molto spesso ci portiamo dentro per non essere come dovremmo essere, perché forse per ottenere qualcosa dal Signore avremmo dovuto fare di più, avremmo dovuto essere diversi, un modo di interpretare la fede molto moralista, per cui non
noi chiediamo e preghiamo soltanto quando abbiamo bisogno, come se questo fosse un peccato, qualcosa di cattivo. Perché? Quando vuoi pregare? Quando è che un bambino va dalla mamma o dal papà? Quando sta giocando e non ha nessun tipo di problema? Andrà dal padre se rompe il giocattolo? Andrà dalla mamma se c'ha fame? Se il fratello gli ha fatto un dispetto? La fede che appare oggi nel Vangelo è un grido. Tante volte, come quelli che andavano col Signore, vorrebbero che noi cessimo. È terribile. Chi va con il Signore dovrebbe sapere chi è il Signore. E stava passando in quel momento proprio per questo cieco. Invece dovrebbero far tacere. Tante cose congiurano contro di noi perché non gridiamo. Non gridiamo tutta la nostra sofferenza, tutti i nostri problemi. No, oggi e questa settimana siamo chiamati a gridare perché è la nostra situazione. Questa preghiera è la preghiera del pellegrino russo, è la preghiera del cuore che è ritmata con il respiro. Vuol dire che la preghiera di ogni istante è: Signore Gesù, figlio di Dio, abbi pietà di me peccatore. Questa è la nostra vita. Gridare internamente, facendo qualsiasi cosa, e sentiremo che il Signore ci dirà: che cosa vuoi che io faccia per te? Cos'è che davvero oggi desideri più di ogni altra cosa, al punto di gridare fino a sfiancarti, a perdere la voce? Vuoi che tolga il problema? Vuoi che tolga di mezzo Gerico? Vuoi che cambi questa situazione? Vuoi che si trasformi la storia secondo i tuoi criteri, i tuoi programmi? Oppure vuoi vedere Cristo accanto a te, davanti a te, entrare in questa Gerico che sembra inattaccabile e i tuoi occhi possono vedere il suo amore, la sua prossimità, la sua pazienza, la sua tenerezza, il suo perdono? Se puoi vedere Lui, cambia tutto. Questo cieco comincia a seguirlo, conquista Gerico ed entra nella terra. Gerico è stata conquistata con le trombe, con questo grido. Questo è il grido della fede che distrugge le mura che davanti a noi sembrano separarci dalla felicità, dalla pace, dal cielo. No, oggi possiamo gridare, questa settimana possiamo gridare, ogni giorno nella nostra vita possiamo gridare: Signore Gesù, figlio di Dio, abbi pietà di me, che sono un peccatore. Non cercare di risolvere, non cercare come parlare, come fare con quella persona. No, gridare. Grida al Signore la tua sterilità, grida al Signore i tuoi fallimenti, grida al Signore, consegna a Lui i tuoi peccati, grida al Signore di fronte a questo bambino malato che porti nel grembo e che non puoi accettare. Grida davanti al Signore la tua solitudine, grida al Signore quello che oggi stai vivendo e ti sta facendo soffrire, ti sta chiudendo gli occhi sul suo amore. Grida con la fede che scaturisce dalla carne ferita, dagli stessi peccati, dalle paure, dalle ansie. La fede nasce dalla nostra debolezza, dal punto più basso nel quale noi molte volte cadiamo. Proprio lì nasce la fede che ci salva, dice il Signore. La fede che è un grido che ci salva. Vedremo Cristo e vedendo Lui possiamo cominciare a seguirlo, glorificando Dio, lodando Dio, cioè entrando già nel cielo, perché il cielo è glorificare Dio per l'eternità. Cominciare a pregustare questa settimana come un pezzettino di cielo, perché questo poi porterà tutto il popolo, tutti quelli che sono accanto a noi, a lodare Dio, a vedere Dio in noi. Se si aprono i nostri occhi, si aprono gli occhi anche di chi è accanto a noi. Questo è il mistero della missione della Chiesa e della nostra missione. I nostri occhi aperti aprono gli occhi di tanti che non capiscono assolutamente nulla di quello che sta succedendo, ma intuiscono che in te, in me, nella Chiesa, qualcosa di stupendo sta accadendo. Cristo che apre gli occhi sul cielo, sull'amore più potente di tutte le Gerico che il demonio mette davanti a noi per toglierci la felicità.